Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come l'ultima puntata del GF VIP ha scatenato reazioni incendiarie anche durante i fuori onda. Dopo la pubblica ammenda arriva la batosta finale. Durante l'ultimo prime time del reality, il conduttore ha riservato uno dei blocchi iniziali al giornalista Attilio Romita. L'ex mezzobusto Rai era finito nella bufera a causa di alcuni riferimenti lascivi a Sara Altobello. Come confidato ad Antonino Spinalbese, il noto giornalista avrebbe addirittura caldeggiato l'ipotesi di rifugiarsi con lei nel van, tana ideale per dare sfogo alle sue pulsioni fisiche. La storica compagna di Attilio, Mimma Fusco, ha reagito con pubblico sdegno sui social, condannando il fidanzato senza mezze misure. Alfonso Signorini ha quindi informato il cronista del polverone mediatico che da giorni sta imperversando su di lui, a Attilio ha compiuto una precipitosa marcia indietro. Durante l'ultima diretta, il giornalista si è spinto oltre, dichiarando che Sara non rappresenterà mai il suo ideale di donna a causa del suo background culturale. GF VIP, è gelo tra Edoardo Donna Maria e Attilio Romita. Negli ultimi giorni Edoardo Donna Maria ha strenuamente avversato il giornalista, criticando la sua inclinazione a discriminare il prossimo a seconda del ceto sociale. Lo stesso concetto, ribadito in diretta da un contrito Attilio, ha ulteriormente esasperato il volto di Forum, inducendolo ad uno sfogo incendiario con l'amica Vilma Goic e la fidanzata Antonella Fiordelisi. Durante una pausa pubblicitaria, il giovane GFino è sbottato, lo dici al bar con i tuoi amici, e già mi fai schifo. Lo dici in televisione, con milioni di persone che ti guardano, ma come *** ti viene? Hai lavorato in televisione per 35 anni, e dici, ste minci *** a te? Io spero che Mimma in questo momento stia dicendo, mamma, che schifo, perché tu stai facendo così con una ragazza per riprenderti la tua, dandole della min *TTA, praticamente. Edoardo Donna Maria ha infine affondato, questa roba mi manda fuori di testa. È vergognoso, classista, materialista, tutte ce le ha. No, sta roba mi fa bollire il sangue. Io ci combatto da una vita contro questa roba. Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e Vilma Goic hanno concordato con l'analisi del figurante di Forum, condannando apertamente l'infelice uscita del giornalista. In sede di nominations, in effetti, Attilio Romita ha pagato lo scotto delle sue bordate, collezionando numerose votazioni da parte dei compagni. Voi che ne pensate? Le sue frasi sono davvero così gravi e discriminatorie? Lo scopriremo nella prossima puntata, fissata per sabato 17 dicembre. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.